Lo specchio migliore che ci rivela esattamente chi siamo e chi ci odia. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. C'è una certezza, noi non ci conosciamo, non ci conosciamo a fondo perché il filtro che applichiamo noi stessi è talmente spesso e fitto da non riuscire a rivelarci quello che c'è dentro di noi, quello che appare attraverso i nostri comportamenti e che rivela chi siamo realmente. Jean Guiton, il filosofo francese, in un meraviglioso saggio intitolato Sull'amore, a un certo punto spiega che coloro che ci amano di più sono coloro che sono più capaci di ferirci perché ci conoscono di più e sanno esattamente dove picchiare per farci male, quando vogliono farci male. Infatti, quando qualcuno che vuol farci male è qualcuno che non ci conosce, una lite per strada, una lite sui social, che cosa fa? Utilizza degli stereotipi, va a prendere quegli elementi che sanno mi irritano perché in qualche modo mi stanno addosso, fanno parte della mia cultura, fanno parte della mia vita e li usa come clava. Ma qui non stiamo parlando di insulti, ma stiamo parlando di rivelazioni. La verità mi fa male, lo so, cantava Caterina Caselli, che magari è un po' bizzarro affiancare a Jean Guiton, ma in fin dei conti anch'essa con quella vecchissima canzone rivela qualcosa. Perché la verità fa male, sapere chi siamo realmente, scoprire quello che c'è veramente dentro di noi è qualcosa che fa male. Ecco perché anche il mestiere del venditore dovrebbe in qualche modo essere un mestiere che fa male, perché rivela al cliente qualche problema che lui ha e che non sa neanche d'avere. Va a scavare nella profondità della novità, che in realtà è qualcosa che esiste da sempre ma è solo nascosta ai suoi occhi, per mettergliela sul piatto. E così fanno coloro che ci rivelano chi siamo. Sciaguratamente si dividono in due categorie, o per fortuna. Una è proprio quella di coloro che ci odiano, magari che ci vogliono bene ma che in quel momento ci odiano, i nostri nemici dell'attimo o per sempre, coloro che conoscono così bene noi da metterci a nudo con una crudeltà che fa veramente male. Oppure è qualcuno che ci vuole veramente bene ed ha la delicatezza di farci capire quello che siamo, ma senza giudicare, senza aggredire, senza voler fare male, senza voler essere violento, ma semplicemente rivela la ferita, la pulisce, la spurga, perché è quello che va fatto e così ci mostra quello che siamo realmente. E io credo di aver trovato qualcuno che è capace di fare esattamente questo. Buongiorno. E buon caffè.